Hi guys, e bentornati in questa nuova parte del Let's Play di Pokémon versione Nera 2. Dunque, eravamo rimasti qui nella città di Poggiovento e direi ovviamente di andare avanti, anche perché se torniamo indietro potrebbe rivelarsi una cosa un po' controproducente ai fini del completamento del Let's Play. Bene, ora che ho detto la mia cavolata del giorno, possiamo vedere cosa sta combinando questo ciclista, che pare si diverta a trascorrere la sua miserabile esistenza girando in tondo in questo luogo. Salve. Ehi, avvicinati quando ti si chiama. Già, peccato che tu non mi abbia chiamato, caro Stanley. Lui si chiama Stanley, beh, questo cambia tutto. Adesso sì che voglio diventare il tuo migliore amico, caro Stanley. Ok, ho messo davanti Lucario perché non lo utilizzavamo da un po', quindi volevo farlo sgranchire con Fossa. Nascondiamoci sottoterra. Loro fanno inseguimento, utilissimo direi. E ovviamente Zebstriga esausto. Beh, questo è abbastanza scontato. Abbiamo avuto la meglio su Stanley. Come mi brucia la sconfitta? Ma secondo me a te brucia il cervello, che è un po' più grave, sai? Salve. Frizione, cambio di marcia, acceleratore. Vado a tutta birra. Verso l'umiliazione e la sconfitta, vero Dalia. Dalia ciclista. Con Unpheasant. Dunque, contro Unpheasant, beh, direi che è d'obbligo fare gelo pugno, o in inglese Ice Punch. E lui fa individua perché non vuole morire. Ma è inutile, dato che se non muori ora, muori adesso. Vediamo un po'. Invece no. Chi ti ha dato il permesso di resistere, stupido pennuto? Ancora gelo pugno. E questa volta muore. Quindi, perfetto. E abbiamo avuto la meglio su Dalia. Dalia ciclista. Dunque, se andiamo di qua c'è un posto da esplorare, però ho riflettuto un po' e ho deciso che non lo faremo in questa parte, quindi direi di andare avanti per di qua e di prendere questa cura totale, che qualcuno ha lasciato lì apposta per noi, quindi dovevamo prenderla per forza. E qui abbiamo per il Monte Antipodi. Beh, giustamente non si poteva chiamare diviso il Monte Antipodi. Mi sembra ovvio. Ok, questo è un repellente max, quindi voi mi state dicendo che avete fatto questo pezzo di grotta solo per metterci un repellente max. Complimenti. Entriamo di qua e qui c'è Belle. Salve Belle. Ehi Johnny, senti, c'è una cosa che vorrei controllare su questo vulcano, il Monte Antipodi. Pure i Pokémon selvatici da queste parti sono davvero forti e mi stanno dando delle grane. Per questo ho bisogno del tuo aiuto, verresti con me? No Belle, io avrei altri impegni, sai, quindi... Non ti preoccupare, ci penserò io a rimettere in sesto la tua squadra quando ne avrà bisogno. Forza, allora in marcia. Lei ha deciso per noi, quindi non possiamo opporci. Allora direi di iniziare ad esplorare il Monte Antipodi, salve. Ti leggerò nel pensiero e riuscirò a predire ogni tua mossa. Quindi avrai già predetto la tua sconfitta, vero Rick? Lui è Rick Cintura Nera e ovviamente ha tre Pokémon di tipo lotta. Ok, noi abbiamo il nostro devastante trio Crobat, Lucario e Lilligant. E appunto perché sono Pokémon lotta, direi di cambiare e mettere Crobat e fare acrobazia. Quindi ruotiamo. Anche lui ruota. E direi proprio che Scraggy è morto. Perfetto. Sarà una lotta molto easy. Ok, ora lui mette Girder. Ancora acrobazia. Boom. Anche Girder è andato. E ora manca solo l'ultimo povero Scraggy. Quindi lotta. Ancora acrobazia. Boom. E abbiamo avuto la meglio su Rick Cintura Nera. Ok, le tue mosse sono troppo imprevedibili. Al contrario della tua stupidità, direi. Comunque andiamo di qua che dovrebbe esserci qualche strumento. Qui non c'è niente. Mentre qui invece c'è una pepita. Molto bene. Vendendola diventeremo sicuramente ricchi. Usiamo un altro repellente e andiamo avanti. Scendiamo di qua e in questa stalattite c'è un corcio verde. Vorrei sapere chi è il genio che l'ha messo lì. Salve! Ehi tu! Stai forse cercando la magma pietra? No, a dire il vero non ancora. Però in futuro sicuramente dovrò trovarla. Torquato! Lui è Torquato Giramondo con Golbat. Perfetto. Contro Golbat ovviamente facciamo ancora gelo pugno. Quindi gelo pugno. E secondo i miei calcoli con questa lotta Lucario dovrebbe salire al 43. Vero Lucario? Perfetto. Ora è il turno di Swen. Contro Swan.
Siamo un po' in difficoltà, però direi di fare Nero Pulsar. Non credo lo uccidiamo in un colpo, infatti. Però vabbè, gli abbiamo tolto più di metà vita, direi che è perfetto. Ok, ancora Nero Pulsar. E abbiamo battuto anche Swen. Bye bye. E di conseguenza abbiamo battuto Torquato. Ti posso insegnare quello che so sulla magma pietra. No, grazie Torquato, so già tutto, non c'ho bisogno di dei tuoi insegnamenti. Salve, man. La montagna. Sei un idiota. Parte la sfida di Emilio con Girder. Ok, va di moda Girder a quanto pare in queste grotte, in questo monte antipodi. Contro Girder facciamo Palmo Forza. Vediamo un po'. Lui fa frana, complimenti, fare frana contro un Pokémon di tipo acciaio. Sei sicuramente uno dei candidati al premio Nobel per la furbizia. Ancora Palmo Forza. E speriamo che vada giù. No, resiste però si paralizza, quindi bene. Insidia. Complimenti, sempre più abile. Ancora Palmo Forza e direi che ce l'abbiamo fatta. Perfetto. Avanzi, ci ricarica la vita. E ora tocca a Crustle. Un altro Pokémon che sicuramente non butteremo giù in un colpo. Quindi. Però direi lo stesso di fare Palmo Forza. E anche lui fa frana. Complimenti, il premio Nobel è tuo, senza dubbio. Ok, ancora frana. Anzi, ancora Palmo Forza. Che sto dicendo? Levito Roccia. Bene. E a questo punto direi che ci sta anche un gelo pugno. Quindi finalmente buttiamo giù questo crostaceo. Cubico. Crostaceo cubico. E Lucario per poco non sale al 44. Perfetto, di qua c'è uno strumento. Iperpozione, mai andare in giro senza, direi. Mentre di qua abbiamo qualcosa nascosto. Bel, togliti. Bel, togliti. Ok, coccio blu. Intaschiamo e andiamo. Allora, scendiamo di qua e... Oh, un momento, qui c'è un'entrata che porta ad altre due entrate. Vediamo un po' di qua che c'è. Assolutamente niente. Ah, questo serve a far vedere che lì c'è uno strumento nascosto. Strumento che prenderemo tra molte parti. Quindi andiamo di qua. E ci sono ben due strumenti. Pallafumo. Utile. Parecchio, direi. E fune di fuga. Questa già va bene. Entriamo. Rientriamo. E andiamo avanti. Salve Ranger. Ho detto salve. Pronto? Ok. Lottiamo sul vulcano. Ma questo a me sembra tutto tranne un vulcano, se devo essere sincero. Claudia. Claudia Ranger con Banette. A proposito di Banette, tra i miei canali consigliati c'è Banette97. E quindi, dato che è uno youtuber veramente bravo, vi inviterei a fare un salto sul suo canale e magari anche ad iscrivervi. Ah, ovviamente se mentre saltate e inciampate vi fate male, io non mi assumo alcuna responsabilità, sia ben chiaro. Comunque, fossa. E lui resiste, quindi bravo Banette. Palla ombra, beh direi che facciamo ancora fossa. Anzi no, sprecheremo un turno, quindi facciamo gelo pugno. Cioè, un turno no, sprecheremo un po' di tempo, dato che dobbiamo andare sottoterra, poi risalire, attaccarlo. Troppo tempo. Secondi preziosi sprecati, non va bene. Ok, abbiamo battuto Banette. E ora tocca a Golduck. Contro Golduck. Direi di fare ancora... No, non ancora, però direi di fare Palmo Forza. Perfetto, Stridio. Contento tu. Avanzi, ci ricarica. Troppo utile, avanzi, davvero. Uno strumento coi fiocchi. Ancora Palmo Forza. Muori? No, lui non muore, rimane con un PS ed è paralizzato. Quindi hai di sicuro la vittoria in tasca, caro Golduck. Gelo pugno. Boom. Bye bye Golduck. E abbiamo battuto Claudia Ranger. Pokémon Ranger, sei davvero forte, grazie. Modestamente, un regalo per te. Baccachi. O Baccachi. Grazie. Andiamo avanti e che vuoi, Bel? Perché mi interrompi la pa... Ah, Johnny. Siamo arrivati e questo è il posto, dunque vediamo un po'. Vediamo un po' cosa. Vabbè.
Allora, qui c'è un dottore, direi di andare avanti a vedere cosa c'è qui. Poi magari torniamo a battere il dottore. Qui c'è uno strumento, MT69, che contiene lucidatura. Non la utilizzerò mai, probabilmente. Qui c'è un altro strumento in quest'altra stalattite, pezzo stella. Bene, questo si vende, quindi gli strumenti che si vendono sono sempre ben accetti. E qui per finire abbiamo revitalizzante, anche questo parecchio utile. Intaschiamo e andiamo. Perfetto, ora non ci rimane che tornare indietro e esplorare l'altra parte, però prima battiamo questa qui, se viene da noi, salve. Che succederebbe se tre Pokémon attaccassero contemporaneamente? Succederebbe che stiamo per fare una lotta in triplo. Delfina Combat Girl, con Riolu, Gurdurr e Riolu. Ok, non dovrebbe essere un problema, dato che noi abbiamo i nostri tre fidati Lucario, Lilligant e Crobat. Direi di fare Palma Forza su Riolu. Con Lilligant facciamo Energy Palla su Gurdurr. Mentre con Crobat facciamo Acrobazia su Riolu. Perfetto, fuori uno. In teoria Lilligant dovrebbe riuscire a buttarlo giù in un colpo. Vero Lilligant? Avanti, io credo in te. E perfetto, grande Lilligant, e ora manca solo il piccolo Riolu, che verrà pestato a sangue da Lucario. Quindi Lucario, vergognati, stai picchiando un cucciolo della tua specie. Comunque abbiamo avuto la meglio su, come si chiamava, Delfina. Ti conviene tornare nei parchi acquatici, non nelle grotte. Perfetto, torniamo indietro e andiamo a battere questo Doctor, salve. Le persone con tanta forza vitale sono splendide. Se lo dici tu. Parte la sfida di Isaiah Medico con Zubat. Ok, ovviamente gelo pugno. Quindi lotta, gelo pugno. E ciao ciao Zubat. Almeno credo. Perfetto. E forse Lucario sale al 45? No, per poco. La vostra forza vitale è abbagliante. Allora ti consiglio un paio di occhiali da sole. Ah, giusto, ci cura i Pokémon, quindi thanks Doctor. E possiamo tornare indietro e esplorare l'altra parte. Ah, intanto volevo ringraziarvi veramente tanto perché siamo quasi arrivati ai 400 iscritti. Quindi non posso fare altro che continuare a ringraziarvi, davvero che non mi aspettavo davvero quando ho creato questo canale tutti questi iscritti. Comunque, qui abbiamo una lotta inevitabile in doppio, quindi andiamo. Ti scontrerai con la forza delle montagne. Sono una giramondo, ma anche una cacciatrice di tesori. Bene, siamo proprio in mezzo a questa coppia di squilibrati. Giampaolo avventuriero e Judy giramondo. La coppia perfetta, oserei dire. Con Golbat e Boldor. Ok, io direi di fare Palma Forza su Boldor. E tu, Musharna, vedi di fare qualcosa di utile su Golbat, come ad esempio Psichico. Penso che tu lo sappia, Psichico, non so, a livello 40. In teoria dovresti conoscerlo. Vigore, ovviamente, resiste Boldor. Ok, Energy Palla su. E allora sei stupida, vedi che sei stupida? Ma tanto pure. Ok. Possibile che al 40 non ha Psichico, Musharna? Non ci credo. Avanzi, ci cura un po'. E il prossimo Pokémon di questi due è Excadrill. Ok. Questa volta io faccio gelo pugno su Golbat e tu magari fai Energy Palla su Excadrill. Vediamo un po' se questa volta sei un po' più furba di prima. Ma ne dubito, eh. Terremoto. Ahia, questo ci farà parecchio male. Infatti. Ma. Ok. Allora sei decisamente stupida perché potevi fare Energy Palla, vabbè. Comunque lo conosce Psichico, quindi questa almeno è una buona notizia. Allora, facciamo fossa su Darmanitan o Darmanitan. E tu fai quello che ti pare, tanto stai per morire, direi. Perfetto, ciao Musharna. Ok, lacerazione. Ma evitiamo l'attacco. Mienfo. Bell ha un Mienfo. Bene, al 38. Ok, fossa su Darmanitan che dovrebbe morire in un colpo. Perfetto. Lacerazione. Ok, assorbi pugno.
Brava. Ti sei resa utile per una volta, cara Belle. E forse abbiamo battuto questi due. Giampaolo, avventuriero giù di Giramondo. La tua forza è incalcolabile. Beh, grazie. Bene, direi che continuiamo l'esplorazione di questo Monte Antipodi nella prossima parte. Se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel commento qui sotto e magari un voto. Un saluto da Johnny Nicor e. Prendiamo questo pipì su. Niente, un saluto da Johnny Nicor e statemi bene. Ciao!